Bentornati a tutti con il nostro spazio dedicato all'opinione organizzato dal Circolo Culturale Silvio Berlusconi. Io ringrazio Franco Varini che è sempre qui insieme a me, all'amico Franco, e ringrazio questa, per oggi il sindaco di Castel d'Agogna, William Grivel, che è un amico e ha deciso di essere qua con noi e mettersi in gioco anche lui, come hanno fatto tanti altri sindaci prima di lui, per parlare del nostro territorio, dei nostri cittadini, delle nostre esigenze e di cosa si può fare per migliorare questo aspetto e questa struttura territoriale. Io ti ringrazio, la prima cosa che ti chiedo è quali esigenze senti per il tuo comune, quali esigenze senti anche per il tuo territorio di uniformità, magari per quello che è il territorio della Lomellina, sia da Milano, quindi da Regione Lombardia, sia da quello che può darci lo Stato, quindi Roma. Ma insomma, noi a Castel d'Agogna, per fortuna, dico sempre, siamo una piccola isola felice, perché siamo un comune di 1064 abitanti che sta bene anche come posti di lavoro, come qualità generale della vita, come servizi che sappiamo offrire al cittadino. Questo un po' da sempre, Castello d'Agogna in Lomellina non ha mai riscontrato grossi problemi. Durante la nostra amministrazione stiamo cercando di portare avanti dei progetti per collegarci ancora più comodamente con Mortara, soprattutto per quanto riguarda poi la mobilità dolce della quale si parla molto in questo periodo. Si era abbozzato un progetto con ai tempi del sindaco Facchinotti a Mortara, che adesso stiamo portando avanti anche con Ettore Gerosa, e speriamo che appunto anche con questi fondi che sono arrivati per le aree interne di poter far sì che vengano destinati appunto anche a una rete ciclabile che possa portare in Lomellina sia ai lomellini un nuovo servizio, ma soprattutto un nuovo modo per far conoscere la Lomellina anche alla gente che viene, sì, che viene da fuori. William, scusa, ma la pista ciclabile unisce Mortara e Castello d'Agogna o è molto pensata molto più ampia? Ma l'idea sarebbe di unire anche Olevano e i paesi poi più vicini, per creare una rete che parta da Mortara, vedendo in Mortara il punto di arrivo della linea ferroviaria Milano-Mortara, è anche quella ultima che è stata ripristinata, la casale Mortara, quindi avremmo come fulcro Mortara, sarebbe l'ideale fare una rete di ciclabili per far conoscere quella che poi viene definita, soprattutto il mio collega Berzero, la piccola Loira. La piccola Loira sarebbe bellissima nel momento in cui la gente la può visitare in una maniera naturale, come andare a bici. Scusami William, quali sono le carenze che tu noti per il tuo comune e le carenze che noti nel tuo comune in collegamento con gli altri comuni? Cioè, questo territorio, questa nostra Lomellina, al di fuori di tutta la propaganda che si cerca di fare, tutte queste belle iniziative, feste, festaiole, eccetera, ma secondo te di cosa ha bisogno per fare un salto di qualità, per riuscire a emergere da una crisi che comunque a mio avviso è profonda e continua nei servizi e diventa sempre più vecchia? Purtroppo mancano i servizi, manca far rete tra i comuni, questo principalmente, e dopodiché mancano anche i fondi per poter fare le infrastrutture che servono per legare tanti piccoli comuni a un comune più grande, che dovrebbe essere poi l'Interland di Mortara. Quindi se riuscissimo tutti a essere più collegati ai centri più grandi, dal quale poi partono servizi possibilmente efficienti, non come la Milano-Mortara che poi ha mille problemi, allora ci uniamo al mondo. Ormai non essere nella bretella di Milano vuol dire essere tagliati fuori dal mondo, vuol dire essere un'area depressa. Sì, noi abbiamo parlato adesso, hai parlato di aree interne, abbiamo parlato di collegamenti, poi in realtà arrivano delle risorse per le aree interne, ma sono sviluppate in piani diversi, no, da quello che è il piano locale. Quindi quello che mi viene da dire è chi deve fare quel lavoro di spiegare, di illustrare, di magari progettare la pista ciclabile, anche il collegamento ferroviario, chi è che deve fare massa critica, no, per poi poter andare negli enti regionali, nazionali, per dire ci servono dei fondi delle aree interne, ma ci servono per far questo, e se arrivano dei fondi non possono arrivare dei fondi a pioggia distribuiti
con delle regole magari non precise, con delle regole che non sono adatte o idonee proprio a quello che è l'esigenza di un territorio. Ma, sono d'accordo con te, il problema è che tante volte sono tanti spot elettorali, cioè io la vedo personalmente così, l'ultima delle aree interne è stato uno spot elettorale perché arrivano 14 milioni di euro per 46 comuni, cioè la divisione è presto fatta, non arriva niente a nessuno ed sono soldi che arrivano a spot. Nel momento in cui si vuole uscire da un momento di crisi, hai ragione, non ci può essere un unico bonifico che non sai quando ti arriverai per fare mille progetti, ma ci dovrebbero essere tanti soldi da stanziare in vari anni, cioè il progetto per tirare sulla Lomellina deve essere un progetto ventennale. Una programmazione, un piano Marshall. Esattamente, perché altrimenti rimane che mi dai una briciola oggi e domani la briciola l'abbiamo mangiata e finisce lì. Chi ha preso, chi non ha preso rimane come era prima. Senti, una domanda che non posso non farti. Tu sei un po' anche la storia di uno sport che è abbastanza innovativo, ma non è la portata così comune, che è l'hockey su prato. E sia tuo papà, la tua famiglia, tuo zio Paolo, insomma, hanno una grande tradizione, hanno fatto una grande tradizione a Castello d'Agonia. Ci vuoi parlare un po' di quanti giovani sono impegnati, di qual è il vostro impegno, di qual è anche la forma educativa che date a questi ragazzi? Vabbè, noi non siamo impegnati ormai a livello, io personalmente da 20 anni, perché la storia della società si è interrotta nella metà degli anni 80 e l'abbiamo ripresa all'inizio degli anni 2000, più o meno abbiamo una sessantina di ragazzi tra la prima squadra e il settore giovanile. I numeri sono diminuiti dopo il Covid, perché devo dire che purtroppo il Covid ha falcidiato i settori giovanili di due fasce d'età sicuramente, che sono poi i ragazzi che adesso avrebbero 16-17 anni. La nostra tradizione continua, la portiamo avanti con grossi sacrifici, perché ovviamente mi ricollego al discorso di prima, nel momento in cui c'è crisi, c'è anche una crisi di aziende, diventa crisi di sponsor e quindi ritrovare le risorse per portare avanti uno sport che pochi conoscono, ma è comunque uno sport dispendioso, perché a livello nazionale noi giriamo per tutta Italia e non solo con la prima squadra, ma per far giocare i bambini giriamo per tutto il nord Italia, quindi i costi sono elevatissimi e ci vanno grandi sacrifici anche personali e soprattutto tanto volontariato. Di buono c'è, cioè, io Castel d'Agonia la definisco un po' la capitale dello sport, perché non abbiamo poi solo l'hockey, ma abbiamo tante piccole strutture sportive che lavorano. Abbiamo ripreso il centro sportivo Natale Corbella, che era quasi in disuso, e l'abbiamo abbiamo trovato un interlocutore che sono la JKS Splash, che è riuscita a rilanciare sia per quanto riguarda la box, il padel. Abbiamo l'unico campo al padel coperto oltre Vigevano in tutta la Lomellina, e tutto questo fa sì che a Castel d'Agonia la gente venga. Così come dal punto di vista sanitario, abbiamo inaugurato da poco il poliambulatorio, la nuova farmacia, quindi c'è un nuovo centro, non è solo sport ma è anche un polo medico che sta interessando e sta dando dei servizi a tutta la zona limitrofa. Certo, abbiamo ancora poco tempo. Io però vorrei ricordare Natalino Corbella e poi anche il tuo papà, che è in vita. Cioè, però non si può non ricordare chi ha fondato Castello d'Agonia, perché Corbella era un po' una perla, perché ha investito, ha fatto, ha studiato, aveva pensato una banca, un territorio. Poi la cattiveria forse del territorio l'ha assorbito. Però non dobbiamo dimenticare, compreso Antonello e tuo papà, che in fondo hanno portato avanti delle innovazioni in un paese che è attrezzato un po' di tutto, non ha sicuramente aziende che inquinano, non mi sembra, no. Aziende e attività lavorative, e forse manca di collegamenti più strutturali viari che non altro, per essere magari un po'. Io penso, ma la vedo con gli occhi di chi ha vissuto quell'epoca da bambino, e quindi solamente per il sentito dire, e per l'idea che mi sono fatto io, Natalino Corbella era una persona illuminata in un periodo storico in cui è riuscita. La Lomellina non se lo meritava. Probabilmente. Poi per fortuna c'è stato dopo di lui una continuità con mio padre, e questo magari può far collegare al fatto dei tre mandati dei sindaci di cui si parla. Cioè, tante volte nelle piccole realtà
10 anni non bastano, e se nel passato tanti sindaci hanno avuto mandati più lunghi è proprio perché c'è la necessità di una continuità nell'interesse generale. E se poi vediamo, adesso mi guardo dietro e vedo che di giovani che vogliono amministrare, perché non dico far politica, perché fare l'amministratore pubblico di un paese di 1000 abitanti non è far politica, ma è semplicemente amministrare, e ci sono pochi giovani che hanno voglia di avvicinarsi, spaventati da tutto quello che può succedere, perché poi il sindaco è sempre il primo a rischiare le conseguenze di qualsiasi atto, certo. e per una paga, una remunerazione veramente irrisoria, per non dire ridicola. Quindi, il disinnamoramento è anche dovuto a quello, probabilmente. È triste, perché pensare a cosa ci sarà dopo, a chi verrà dopo, come, però tu sarà, sei giovane, sì. Quindi rappresenta la categoria dei giovani, anche come Alessandro Rubino, quindi siete voi che dovete comandare e avere spazio. È vero, però è vero che quando lo fai per passione devi anche avere il contesto che ti appassiona, certo, nel momento, certo, in cui vedi che tante cose non si possono fare perché sono formate dalla burocrazia o formate da uno Stato e da problemi economici e quant'altro, viene meno. Insomma, io ho 44 anni, magari poi pensi anche sì, che c'è qualcos'altro da fare. Sentiamo un po' tutti abbandonati dallo Stato Regione, dallo Stato, no? Abbandonati perché qui non arriva nulla, ma dobbiamo combattere noi, forse fare riflessioni diverse. Sì, il rischio proprio è quello di distaccamento, il disinteressamento, quello che hai detto tu e che condivido pienamente. Sicuramente è un percorso difficile, deve essere anche in qualche modo un sacrificio, mi viene da dire, in senso positivo, ci mancherebbe altro, ma sicuramente manca questo aspetto, ma forse anche per un periodo storico culturale, sociale, economico che abbiamo e stiamo cercando un pochettino anche con questa trasmissione, con questo momento insieme, di svilupparlo, certo, e di ragionare non solo dal punto di vista amministrativo politico ma anche culturale, come abbiamo sempre cercato di fare. Noi abbiamo esaurito il tempo, quindi dobbiamo chiudere. Io ti ringrazio, grazie a voi. Sindaco di Castel d'Agogna, per la tua presenza, ringrazio l'amico Franco e spero che anche per voi possa essere uno slancio di volontà e di buon senso e di buoni presupposti per il futuro, e ci vediamo alla prossima. Grazie.